Siamo, dove siamo qui in questo, siamo in Francia o siamo in Italia? Siamo in Italia a 100 metri dalla frontiera, 150. Ah, ecco, ecco, bene, bene. Quindi, è il primo ristorante d'Italia. Il primo? Primo venendo dalla Francia? Eh sì, potrebbe essere anche l'ultimo, ma io... Ecco, no, il primo venendo dalla Francia è chiaramente il primo ristorante. Balzi Rossi è la signora... Giuseppina Beglia. Ecco, è scritto qua, guarda. Giuseppina. Sì. Pina Beglia, Pina per gli amici. Eh sì. Pina per gli amici. Ecco. Con noi c'è anche uno dei tanti, lo possiamo dire, lei ha tanti executive chef. Questi che sono sempre con lei continuamente. I giovani mi vogliono bene. Ha capito, quindi. Perché è uno dei tanti. No? Lei ne cambia, non so, uno all'anno, uno ogni anno, due, dipende. Ecco. No, c'è stato anche uno che c'è stato 28 anni. Ah! Quindi lì era potremmo dire quasi... No, ma era... ha avuto delle... Adesso più che una volta. Una volta si affezionavano di più al ristorante. Quando trovavano la collocazione giusta si fermavano. Ecco. Adesso la cucina è in evoluzione, sti giovani girano e ha ragione. E lui è venuto che era un ragazzino. Allora lo presentiamo... Il mio Riccardo. Riccardo Marcenaro. Ecco, Riccardo al secolo Marcenaro, che è tra l'altro è proprio autoctono, proprio di... perché qui siamo al confine, proprio pochi metri col confine con la Francia, siamo a Balzi Rossi, il ristorante si chiama Balzi Rossi. Balzi Rossi come la località. Questa è proprio una località, tu sei di... Io sono di Bordighera. Bordighera, che è poco più là, patria di grandi sommelieri, grandeur comunque francese, perché è vero, il confine è qui, è vero che c'è una grande differenza tra Liguria e Francia, però poi passato il confine venendo dalla Francia comunque c'è ancora molta Francia, anche clientela francese. Sì, noi in confronto dei francesi siamo i cugini poveri, però vengono tutti ad attingere qua. Anche i grandi. Immagino. Anche perché l'Italia ha altre regole, no? Lei mi insegna. Cioè altre regole, cioè può chiaramente, voi siete comunque soprattutto un ristorante di pesce, no? Soprattutto, oltre sì. Chiaramente a proporre piatti vegetariani, piatti di carne. Quindi in Italia comunque ci sono dei pesci, ci sono dei coquillard, ci sono dei molluschi che sì, in Francia si trovano sì nelle pescherie. Ma noi, la tradizione del pesce adesso anche loro hanno cominciato a conoscere, ma era diversa, perché noi qua il pesce vendiamo tutto, c'è il nasello, la zuppa, la gallinella, le triglie, c'è di... Là erano più su due o tre pesci. Bouillabaisse, ma io le parlo di parecchi anni fa. Adesso anche loro ci sono un po'... hanno appreso dall'Italia. Poi ci sono quelli come Bruno Cirino, che conoscerà sicuramente, che vengono quotidianamente a fare la spesa qui praticamente al mercato qui di Bordighera, perché c'è anche un trenino che collega. Il nostro chef executive cosa può dire a proposito, che lui chiaramente magari vede le cose diversamente. Sicuramente. Che le vede diversamente. Beh, la cosa di questa zona è che sicuramente abbiamo un sacco di ottime materie prime. Povera e ricca, e bisogna saperla utilizzare. Diciamo che l'impronta della Pina mi ha lasciato tanto, non peraltro noi utilizziamo tutte le materie, dalla più povera alla più ricca, cercando di utilizzare tutte le tipologie di pesce e tutte le tipologie di verdura. Tutte le verdure arrivano direttamente dai contadini, mentre i pesci la maggior parte arrivano dai pescherecci locali. Quindi noi cerchiamo proprio di valorizzare la materia prima della zona. Qua. Bene, e quando invece arriva magari un cliente che vuole mangiare carne, anche in quel senso lì avete qualcosa? Sì, diciamo che sulla carne ci comportiamo diversamente, perché la Liguria diciamo che non offre una grande vastità di carne, di tipologie di carni, perciò ci andiamo a spostare. Infatti noi in carta abbiamo un'anatra che arriva dall'Inghilterra, abbiamo i foie gras che arrivano invece dal nord della Francia, utilizziamo insieme a foie gras il burro, sempre dalla Normandia, il burro giallo. Di locale utilizziamo coniglio. Un coniglio locale fatto nella maniera più antica ligure, cioè facciamo una cima di coniglio con all'interno ancora le animelle e le cervella e il prebujun, che ovviamente ci portano i contadini.
Ecco qua, quindi come dire un piatto comunque per ogni portata di carne comunque c'è sempre, nonostante sì. Chiaramente i balzi rossi sia un po' come, adesso vabbè qui siamo in Italia, però siamo quasi in Francia, in Italia c'è Uliassi, no? Che sì. Ha avuto anche 3 stelle Michelin, il celebre ristorante chiaramente sul porto di Senigallia, che chiaramente privilegia, bravissimo, ecco, ci mancherebbe, dove comunque trovi sempre, come nel vostro caso, degli ottimi appunto piatti. Bene, e quindi sul fronte vegetariano, visto che poi ci sono anche quelli che quindi non mangiano né carne né pesce, mm-hmm. no? Tu che sei più giovane magari... Assolutamente, sì. C'è sempre più richiesta di vegetariani, sì. Ci sono sempre più persone vegetariane e vegane in giro. Abbiamo provato la lasagna, la vostra lasagnetta. Storica. Ecco, che poi è fatto col pesto, quindi sì. Pesto ligure. Pesto ligure, Questo se non è ligure. No, perché dicono... comunque la differenza fra pesto genovese e pesto ligure è l'aggiunta della patata. O c'è qualcos'altro? No, la tipologia del pesto è genovese perché dicono che è nato a Genova, però è nato a Cervo. Il vero? Ah. Sì. Perché attenzione. Le flotte delle Cervo, attenzione, non Porto Cervo, perché Cervo, è capitato anche Cervo, di ecco, quindi dopo Diano Marina. Dopo esatto, Diano Marina. Sì, certo. Partivano, e perché c'è anche il pecorino dentro, le navi che andavano a pescare, che facevano la Sardegna, attraccavano tutti a Cervo. Il pesto è nato a Cervo. Ah. Storicamente, io una volta l'ho letto da una parte, che, o su un libro, che... Tu lo sapevi questo? No, non lo sapevo. Comunque, abbiamo detto in occasione di questa intervista anche perché come dire, non siamo qui per caso. Ecco, questo è un epicentro gastronomico, il ristorante Balzi Rossi è stato 2 stelle misto e secondo me ne merita ancora, anche se le guide chiaramente si devono rinnovare, devono vendere sì, e quindi chiaramente devono fare appunto il loro lavoro e comunque in questo momento è ancora un epicentro gastronomico, ecco, quindi c'è Monte Carlo qua vicino che detiene le 3 stelle misto da tantissimo tempo, siamo in un grande albergo, Hotel de Paris, c'è il Casinò, tra l'altro mi dicevano che anche qui al Balzi Rossi adesso in questo Casinò, momento appunto no. Quindi comunque è un epicentro gastronomico che si mantiene, ecco, questa è la cosa devo dire molto, molto interessante che abbiamo visto anche in Spagna, mm-hmm. ad esempio in Spagna sì ci sono grandi ristoranti ma anche i ristoranti comunque nella provincia di Girona come dire sono felici di essere appunto in quell'area. No? Sì. E quindi qui al confine con l'Italia e Francia. Poi questo qua è un posto d'oro. È bello il clima, è bello il posto, è bello tutto. Bellissimo, forse bellissimo. Il ecco. Sole spende sempre. Ecco, diciamo che sembra già di essere in Francia. Sembra... Diciamo di no. No, vabbè, però siamo diciamo in Italia. Di no, ecco. Siamo in Italia. È un po' come Brisighella che in Romagna, però è il posto Italia. Più bello della Toscana, certo. Se vogliamo, no? Che Brisighella più o meno la conoscono tutti. E quindi il nostro chef quindi è qui con un sogno nel cassetto. Ah, quello è sicuro. Possiamo anche svelarlo questo sogno? No, non lo so, io certo, lo dobbiamo... Diciamo che io ho iniziato qua, questo lavoro, il mio lavoro. Sì. E mi sono innamorato di questa cucina grazie alla Pina, alla signora Pina. E proprio per questo motivo io sono voluto tornare per farla sorridere, per rivederla felice. E diciamo che per ora ce la stiamo facendo, ci stiamo lavorando. Quasi riuscendo. Bene, bene. Abbiamo bene. Una bella collaborazione, ci capiamo. Io do le mie vecchie idee e lui le travolge, le modernizza, quindi più bene di così. Ecco, quindi da cos'è? Già da un anno qui, no, nel momento in cui fra stiamo... Fra un anno chissà dove saremo. Ah, no, lui è già da un anno, dico, che qui... No, che... no. Da quanti anni? Sono 3 mesi che sono qua. Ah, 3 mesi? Sì. Chiaramente c'è stata una parentesi precedente. Sì, sì. Certo, ecco. Sono state 3 parentesi precedenti. Ah, ecco. Io quindi, già lavoro ecco, qua quindi, 3 anni. Déjà vu. Sì. Lui è venuto da ragazzino, è andato via, ha fatto le sue esperienze, ha girato. Si torna poi... sempre un po' come noi, no? Siamo certo, tornati. Si torna. Ecco, quindi bene. Complimenti. Quindi un piatto in tutta questa lunga carriera che continua perfettamente, anche perché c'è un locale, penso si veda nel video, locale assolutamente elegante, vista sul mare, tavoli in esterno, tavoli appunto all'interno per quelli che chiaramente si vogliono concentrare su questa cucina. Poi lei ha un genere bravissimo appunto sui
sui vini vedo che spazia in tutta Italia, poi magari anche, anche all'estero, senza bisogno di rimanere, anche se comunque ci sono i vini in Liguria, c'è il Rossese che io amo, ecco, quindi, però comunque il, diciamo la carta spazia, sì, diciamo, abbastanza... ci sono i migliori vini appunto di tutta Italia, quindi da un genere chiaramente il sommelier è perfetto. Sì, ecco, quindi, è senti... molto appassionato, si dà da fare, quindi... È bello, ecco. È un momento felice. Bene, bene, bene. E mi auguro che continui. Bene, 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 continuerà sicuramente, grazie. Quindi Balzi Rossi e chiaramente adesso, in questo momento, l'epicentro culinario internazionale è qui fra Menton e Bordighera, abbiamo detto, e Balzi Rossi.